Vi racconto una storia su due casi di aggressione e rapina a mano armata avvenute nella strada carriera tra Cesena e Savignano il 16 marzo 1861 ai danni di Francesco e Alessandro. Le due vittime furono derubate di oggetti preziosi, tra i quali dei paoli e degli oggetti preziosi come un orologio d'argento filettato d'oro con una catena d'argento a forma di serpente. Un verbale dei carabinieri reali di Cesena ci racconta maggiori dettagli e Francesco, di 46 anni scapolo, viene fermato nel ritorno da Sant'Arcangelo di Romagna e viene derubato di 40 paoli e di un coltellino. Successivamente, circa un quarto d'ora dopo, Alessandro viene derubato anch'esso dagli stessi malfattori di un orologio da 78 lire e di 5 monete da 2 paoli. Entrambi descrivono i due malfattori nello stesso modo, con vestiti alla militare, uno col cappello e l'altro col berretto, ed entrambi parlavano il romagnolo. Dalla denuncia di Alessandro emerse che i due erano armati e che derubavano per bisogno, quindi che erano povera gente, e vennero giudicati di età intorno ai 20 anni, mentre nella denuncia di Francesco il soggetto dice di essersi proclamato come non mantenente di nessun bene, e successivamente però i malfattori gli frugarono nelle tasche e lo derubarono di quanto descritto precedentemente. Entrambi affermano di non riconoscerli. E gli stessi malfattori fecero altri rapine, sempre a danno di un 48enne, il quale dice di averli visti alla luce della luna e di riuscire a riconoscerli. E le indagini però si conclusero con nessun procedimento nei confronti dei due sospettati perché c'erano pochi indizi a loro carico, diciamo, e inoltre i due malfattori erano soggetti detti all'ozio, alla frequentazione di osterie e di gioco d'azzardo. Il racconto si basa sulla documentazione contenuta in un fascicolo processuale del Fondo Archivistico Tribunale di Forlì, Serie Affari Penali, conservati presso la sede di Forlì dell'Archivio di Stato, dove sto svolgendo il mio tirocinio.